لما النبي بكره هيقوم بالموكب ورايح باتجاه الجنه، وقد جمع الله الاولين والاخرين والناس محشوره ومجموعه، انت محتاج انك تقول يا رسول الله عشان يفتك بالشفاعه. فاذا كنت قد عودت النبي على سماع صوتك، اول ما بكره تقول يا رسول الله هيقول من جماعتنا جيبوا عرف صوتك. طيب سؤال، هو النبي حيميز صوتك من بين الملايين؟ حيميز صوتك. والدليل قال يا ابا هريره اني يا ابا هريره اني سمعت خشخشه عليك في الجنه. Vi presentiamo il dottor Mohammed Al-Khuda, che è un ex ministro della gioventù giordana e qua in veste diciamo privata come teologo, come professore, per fare degli interventi, delle interviste in Italia, cioè per parlare della gioventù e anche del ruolo dei giovani nella società italiana. Signor Ministro, buonasera, benvenuti in Italia. Ecco, la mia domanda è semplice. Visto che lei è stato ministro delle politiche giovanili nel suo paese, nella sua bella Giordania, cosa ci racconta dell'occupazione giovanile sia in Giordania e se sa anche qualcosa dell'occupazione qua da noi in Italia per i giovani? Lui ha molte credenze, cioè crede moltissimo nella gioventù e nei giovani, e nella loro energia, nelle loro possibilità diciamo, di fare, nelle loro possibilità di dare. Sono molto importanti, sono risorse indispensabili per le società. Suo messaggio oggi in Italia è a dare un impulso, una scoperta di queste, anche, di queste possibilità, di queste anche energie, di questi giovani, anche musulmani, che sono italiani, che sono nati in Italia, e darle questi diciamo, orientamenti, che è basato sull'amore, basato sul dare, basato su tutte queste culture, anche molte culture, di amare il posto dove vivono, di amare la gente dove vivono, di trasmettere una cultura diciamo, sana, una cultura eco, una cultura reale anche dell'Islam, della loro fede. Crede che tantissimo insomma, c'è il ruolo dei giovani per la costruzione della società, sicuramente c'è. Ma il nostro aiuto di esplorare praticamente le loro energie, orientare le loro energie, farli credere in qualche cosa di utile, sia per la loro società sia per la loro anche cultura. Ultimamente stiamo vedendo che nella zona diciamo medio orientale c'è un po' di maretta, come si dice in Italia, una zona un po' poco tranquilla, no? Vuoi vedere adesso il discorso della Siria, vuoi il discorso dell'Egitto, cos'è stato, vuoi vedere quello che sta succedendo anche in Turchia, un suo parere. Nonostante il tanto dispiacere diciamo, per tutto il sangue che si sparge, perché come messaggio anche dell'Islam il sangue è una cosa molto sacra, di chiunque sia, però tutto dovuto nell'area del Medio Orientale sicuramente per la dittatura, la tanta pressione che è durata anni e anni. E certamente tutto questo è causato per la volontà e la voglia anche del popolo di avere libertà e di avere anche giustizia. Libertà e giustizia, queste sono state le cause praticamente della famosa primavera araba. E in più insomma oggi i giovani, appunto ritornando anche sui giovani, che sono loro creatori praticamente di queste, le cause diciamo, di queste primavere arabe, hanno la mentalità così aperta che non accettano più quello che hanno accettato magari i loro padri per tanti anni di dittatura e di oppressione. Perciò libertà e giustizia, e questo è il vero motivo. Signor Ministro, lei pensa che la Giordania attualmente sia un po' l'ago della bilancia tra il Medio Oriente e l'Europa? Anche io credo che sia appunto un ago di bilancio diciamo, tra l'Occidente e diciamo, tra anche il mondo arabo, però la Giordania comunque è stata sempre un punto di rifugio insomma, per tanti
tanti paesi d'intorno, insomma tipo l'Iraq, iracheni quando hanno avuto dei problemi, o i siriani attualmente, o addirittura anche nell'ex Unione Sovietica, insomma con dei cercassi ceceni, sono recate anche in Giordania, sono state accolte. Perciò abbiamo una specie di formazione di questo rifugio, diciamo, per chi ha avuto problemi, e più mette a disposizione anche i suoi rapporti, diciamo, con l'Occidente, insomma con la Giordania. Come si è trovato qua in Italia? Certo, lei mi scusi, ovviamente lei mi dirà mi sono trovato bene, ma lei cosa vede di positivo e negativo in Italia o in Europa? Ovviamente no. Sinceramente in Italia, anzi, si è trovato bene, poi le cose positive sono molto più di quelle, diciamo, negative. Soprattutto il principio proprio di rispettare il lavoro piuttosto che il sistema, piuttosto che fare le file, piuttosto che tutte cose, diciamo, di apparenza civile, insomma, questo che sicuramente lo apprezza moltissimo. Oltre che la mentalità italiana, la testa italiana o anche l'anima italiana, che è un'anima, diciamo, molto vicina, insomma, c'è anche alle nostre anime, che è un'anima buona. Però, diciamo, stenderci il parere, diciamo, per tutta l'Europa, cominciano a mancare magari certi principi che una volta c'erano, insomma, tipo, non lo so, cioè curare i genitori piuttosto che magari, non lo so, cioè tutti gli incidenti che possono essere causati magari dall'alcol. Nonostante che ci sono tanti provvedimenti oggi come oggi, e poi l'argomento oggi proprio della lezione è l'amore, il voler bene, ecco, e il voler bene praticamente a tutti senza, diciamo, senza motivo, oppure senza un tornaconto, ecco, e curare la famiglia. Curare molto la famiglia e sicuramente e far crescere i bambini, insomma, su questi principi. Certo. يعني حركاتك صدقة وسكناتك صدقة ونطقك صدقة وكله يسجل عند الله عز وجل. فبدأ السؤال بالله عليك لو لفيت الدنيا كلها